Buonasera a tutti ragazzi e bentornati in questa puntata con la Salernitana. Ci eravamo lasciati alle porte delle sfide con l'Italia per le qualificazioni al campionato europeo. Io le salto bellamente così. Alla fine abbiamo vinto con l'Irlanda, abbiamo perso con il Belgio. Stiamo rischiando seriamente di non fare gli europei per il prossimo anno. Questa qui infatti è la classifica, siamo a 4 punti dal Belgio, a 6 addirittura dalla Russia. Allora, come vedete ragazzi, ho deciso di puntare sui nostri giovani in questa carriera, quindi stiamo allenando a Wuxinhai e a Xianpeng. Questa è la classifica con cui abbiamo lasciato il campionato, siamo al quinto posto, anche se abbiamo una partita in meno. Adesso abbiamo la sfida contro l'Hellas Verona. Tutto pronto allo stadio Areki, Salernitana contro l'Hellas. Vediamo cosa succederà. 0-0 ragazzi, abbiamo fatto una partita abbastanza pessima e quindi ci troviamo sempre lì al quinto posto. Ora affrontiamo l'Obero in Europa League. Come vedete la classifica è molto molto buona, però una vittoria ci servirebbe. E abbiamo scelto questo modulo, il 5-2-3, perché adesso lo vedrete abbastanza spesso. È un modulo che ci permette di difendere e di attaccare con la stessa intensità. Passiamo direttamente al 54° minuto, quando Botta entra in area, viene steso, per l'arbitro non ci sono dubbi. Calcio di rigore, Jamie Vardy si presenta dal dischetto e realizza l'1-0, che poi sarà l'1-0 finale. Gol di Jamie Vardy, si chiude così la partita anche soffrendo contro l'Obero. Ma alla fine tutto è bene, quel che finisce è bene. Adesso abbiamo la sfida con il Milan in campionato. Sfida importante perché veniamo anche da un pareggio dove abbiamo stentato e il Milan è a pari punti con noi. Al 22esimo, occasione Milan, cross dentro. Dragowski riesce a sventare il pericolo. Riparte in contropiede la Salernitana con Jamie Vardy che vede l'inserimento sulla sinistra di Héctor Villalba. Lo serve, Villalba entra in area e lascia partire questo sinistro splendido sul secondo palo. 1-0 Salernitana al 24esimo minuto. Rivediamola qui l'azione del gol con Jamie Vardy che manda dentro Héctor Villalba, uno contro uno con Rui Patricio, lo fulmina sul palo lontano. Davvero un gran gol quello di Héctor Villalba, che è arrivato a quota 4 in Serie A. Siamo al 38esimo, adesso Bernardeschi ruba un po' un pallone, prova ad accentrarsi il pallone per Carella che può andare a calciare, steso da Ignazio Abate. Calcio di rigore e cartellino rosso per Abate che si lamenta, ma c'è tutto. Chiara occasione da gol, steso Carella. Abate portato via da un compagno. Poi Villalba si presenta dal dischetto di Patricio, lo incanta e finisce così 1-0. Il Milan in 10 ci prova, ma non riesce a ribaltare la partita. La Salernitana porta a casa 3 punti importantissimi, superando il Milan in classifica. Partita importante, tanto quanto quella con il Milan. Schieriamo il nostro 5-2-3, Salernitana, Fiorentina in casa allo stadio Arechi. Al 14esimo, subito Fiorentina in avanti con Volski. Esce il nostro portiere Dragowski. Pallonetto di Volski che si fa anche male. Va 1-0 per i Viola. Siamo al 18esimo, risponde subito la Salernitana con Vardy che ruba questo pallone e batte il portiere sul primo palo. Davvero un gran bel gol di Jamie Vardy, si vede tutto il talento dell'attaccante inglese che va prima a strappare un pallone con grinta, poi lo piazza con freddezza alle spalle di Piatov. Gran gol di Jamie Vardy, terzo in questa Serie A. Ne ha fatti già 4 però in Europa League. 1-1 il risultato finale, nonostante ci abbiamo provato dall'inizio alla fine, non siamo riusciti a segnare. Ora l'ultima partita del nostro girone con il Benfica l'abbiamo simulata facendo giocare tutti i nostri giovani, perché tanto era l'influente per il passaggio del turno che abbiamo già passato. Andiamo a vedere con chi giocheremo, con il Tottenham. In casa la prima, con il Tottenham il 21 febbraio. Il ritorno, il 28 febbraio lì a White Hart Lane. Adesso siamo passati già con la cronaca ad Empoli. Siamo al 29esimo minuto. Pucciarelli batte così sul primo palo Dragowski.
quindi sotto la Salernitana. Prova a rispondere di Alba al 45esimo. Va via sulla sinistra con Laudini che lo attacca. Villalba tiene, riesce ad andare via. Attenzione a Villalba che entra in aria. Punta il fondo, il cross dentro per Vardy. 4 gol in Serie A. Jamie Vardy si è svegliato. 3 gol in 3 partite. Davvero un gran momento per il nostro attaccante Jamie Vardy. Ora siamo al 51esimo. Mario Lui può mettere un cross dentro per Sacco, che di testa la devia in fondo alla rete. 2-1, torna avanti l'Empoli. Prova la reazione al 73esimo la Salernitana, che trova il gol con il solito Jamie Vardy, che batte con un potentissimo destro il portiere. Adesso siamo giunti alla sfida con il Genoa, partita importante perché è anche alle porte del mercato, dove potremmo cercare di rinforzare la nostra rosa. Al 33esimo Cairalla va via in area di rigore, viene steso, rigore leggermente generoso che Villalba va a realizzare così, spiazzando il portiere. Va a risultare per questo gol. Poi al 63esimo pallone messo fuori, Abner trova il tiro, una deviazione, c'è il gol del 2-0, chiusa la partita al Marassi. Questa è la classifica, siamo a 8 punti dal Napoli, abbiamo davanti Inter e Juventus. E adesso si sancisce l'inizio del calciomercato. Nulla è successo in questi primi giorni, quindi andiamo a vedere subito Sassuolo Salernitana, che però finisce con il risultato di 0-0, davvero partita noiosa. Pochi giorni dopo c'è Inter Salernitana, partita importantissima, come lo giustifica anche la classifica. Noi non andiamo oltre lo 0-0, è il secondo consecutivo. Ma Handanovic fa veramente i miracoli, migliore in campo. Adesso abbiamo venduto Cairalla per 32 milioni, quindi ce ne arrivano 27 nelle nostre casse. Giocatore che sicuramente a cui noi siamo legati, ma che ci sblocca il mercato. Infatti, come vedete, cominciamo a fare qualche offerta. Prima Mario Lui, poi Andrea Bertolacci, tutti i giocatori che sono in scadenza. Poi Giurai Kučka, anche lui in scadenza, sarebbe un gran bel centrocampista. Diego Farias, 3 milioni. Sarebbe una buona alternativa davanti. E anche Nicola Sansone, uno dei miei giocatori preferiti in assoluto in Serie A. Accettata l'offerta per Bertolacci, accettata l'offerta per Kučka. Devo dire che sono due offerte davvero molto molto basse, quindi sarebbero due affaroni, come si dice da queste parti. E intanto abbiamo offerto anche il contratto a Domenico Berardi per la prossima stagione, visto che lui era in scadenza e ha accettato. Quindi per il prossimo anno avremo un talento come Domenico Berardi nel nostro arco. Davvero sono felicissimo di questo. Intanto Diego Farias ha accettato la nostra offerta di 3 milioni di euro. Noi gli proponiamo un contratto come giocatore importante per 5 anni. Vediamo quale sarà la risposta. Accettata anche l'offerta per Biabiani, che però riteniamo non adatto, visto anche Farias che costa molto meno. Quindi cerchiamo di risparmiare qualche soldino. Andiamo a fare l'offerta sia a Kučka che a Bertolacci, che sarebbero due giocatori importantissimi per il nostro centrocampo, visto che anche Cairalla è partito. Quindi dobbiamo rinforzarci soprattutto in quell'ala lì di campo. Quindi prima Kučka offriamo un contratto di 4 anni come giocatore importante per la prima squadra, e poi andiamo ad offrire a Bertolacci un contratto di 5 anni come giocatore chiave. È lui che prenderà il posto di Cairalla in mezzo al campo, sempre se naturalmente accetta la nostra offerta. Accettata l'offerta per Pucciarelli, accettata anche l'offerta della Roma per Daniele De Rossi, che poi decidiamo però di non prendere. Nicola Sansone, vogliono 12 milioni, noi dovremmo alzare l'offerta a 8, ma adesso c'è anche il campionato da giocare, la sfida con il Chievo Verona, 5-2-3 per questa sfida. Adesso passiamo all'81esimo minuto, quando Gabbionetta viene atterrato al limite dell'area, si presenta sulla palla Ruben Botta, lì è la posizione perfetta per un mancino, e Botta la infila dentro. Davvero un gran gol, davvero un gran gol, e 1-0, battiamo il Chievo. Purtroppo ragazzi è successo che il nostro Dragowski ci ha abbandonato per uno strano bug che voi conoscete molto bene,
Per questo ho deciso di puntare su De Roon. Come avete visto, lo stiamo allenando per farlo migliorare. È un giocatore che può diventare fortissimo. Quindi abbiamo deciso di puntare su di lui e non prendere nessuno sul mercato. Juraj Gučka ha rifiutato, voleva un ruolo più importante. Noi gli offriamo un contratto di 5 anni per essere giocatore chiave. E quindi andiamo avanti. Adesso offerta accettata per Bertolacci. Gli diamo il benvenuto. Andrea Bertolacci, benvenuto allo Stadio Ariechi. Sarebbe davvero, davvero un. È davvero un grande colpo. È stato davvero un grande colpo. Qui Nicola Sansone ha rifiutato la nostra offerta di 8 milioni. Vogliono sempre 12. Noi proviamo ad offrirgli 8 milioni più Nelson Palacios. Perché no? Nelson Palacios, perché no? Adesso Abner. Offerta di 2 milioni e mezzo per lui. È un po' troppo poco. Lui ne vale 3-1. 3-1, quindi rialziamo a 3 milioni e mezzo l'offerta, almeno la richiesta. Qui Kučka ha accettato e andiamo ad acquistare un giocatore che sarebbe importantissimo per il nostro centrocampo. Sarà importantissimo per il nostro centrocampo. E poi dobbiamo scegliere tra Farias e Pucciarelli. La mia scelta cade su Diego Farias perché è un esterno di ruolo, che per Pucciarelli sarebbe un adattato. E quindi alla fine la scelta è questa. Dentro Pucciarelli. Accettato intanto per Sansone, ragazzi. 8 milioni più Palacios. Ci ha accettato il Genoa. Sansone sarebbe un colpo pazzesco. È più o meno un giocatore come Héctor Villalba. Ci siamo di altezza, di valore, eccetera, eccetera. Abner hanno accettato 3 milioni e mezzo la nostra richiesta. Quindi vuol dire che se dovesse partire Abner dobbiamo prendere a tutti i costi un terzino. Perché qui andiamo a posizionare in campo i nostri nuovi acquisti. Manca Diego. Sì, Diego. Nicola Sansone, che ha accettato adesso. Andiamo a firmare. Abner ci ha lasciato. Quindi firma Nicola Sansone. Gli diamo il benvenuto nella nostra squadra. E poi dobbiamo cercare un terzino. Eccolo qui Sansone, come vedete ragazzi, davvero un giocatore formidabile, 80 come proprio Villalba, e poi ci siamo anche come caratteristiche e altezza. Allora ragazzi, per quanto riguarda il terzino, io ho scelto di non prendere nessuno per quest'anno, se non un prestito, e la mia scelta è ricaduta su Alejandro Grimaldo, quindi prestito breve fino a fine anno, secco così, non c'è riscatto, non c'è nulla, perché per il prossimo anno vorrei prendere in scadenza Mario Rui, quindi gli stiamo offrendo un contratto per prenderlo direttamente il prossimo anno. Vediamo come andranno queste situazioni. Accettata Mario Rui e accettata anche Alejandro Grimaldo. Quindi ci copriamo per questi 6 mesi e accettiamo. Prendiamo Mario Rui per il prossimo anno sulla fascia sinistra. Sarà davvero, davvero un gran giocatore, un ottimo acquisto. Adesso giochiamo con il Bologna. C'è l'esordio di Bertolacci in campionato. Però Bertolacci al quinto minuto. Serve un pallone dentro per Villalba, che va sul fondo per mettere dentro la respinta. Adesso attenzione, pasticciano un po'. Il portiere rinvia addosso a Bertolacci, che segna il primo gol con la maglia della Salernitana. Davvero un gol rocambolesco. Hanno creato un pasticcio i difensori. Bertolacci ringrazia e mette dentro il primo gol con la maglia della Salernitana all'esordio. Adesso il Merchan va via, viene steso. Subentra però Villalba, che va via ancora contro Kraft. Villalba fino in fondo. Il pallone all'indietro, c'è Bernardeschi che la piazza. 2-0 al 39esimo. Partita chiusa tra Bologna e Salernitana. Adesso passiamo al 51esimo. Il pallone dentro che sbuca. Mattia Destro accorcia le distanze e riapre la partita al 52esimo. Partita che però finisce così. Migliore in campo Andrea Bertolacci. Davvero un ottimo acquisto, ragazzi. Ha fatto un partitone. Fase difensiva e anche offensiva. Che giocatore. Adesso è arrivata l'offerta per Maximov. Grazie all'offerta per Maximov e grazie all'offerta per Elder Bastos. Mettiamo un gruzzoletto abbastanza importante per poter offrire dei contratti ai nostri giocatori. Per il prossimo anno facciamo un'offerta sia per Ener Valencia sia per Alexander Pato. E vediamo come va. Accettato Ener Valencia, accettato anche Alexander Pato. E io direi ragazzi di non pensarci su due volte tra Ener Valencia e Alexander Pato. Scusate, ma io prendo tutta la vita il papero. Quindi Alexander Pato il prossimo anno approderà nella nostra squadra insieme a Mario Rui e anche Domenico Berardi. Che acquisti per una grande Salernitana. Speriamo solo di arrivare almeno in Champions League.
Eccoci qui, continua il nostro cammino. Adesso abbiamo la Roma da affrontare. Giochiamo allo stadio Arechi. Ci sono da gestire le forze contro la Roma perché abbiamo anche la sfida con il Genoa tra 3 giorni. Quindi questa è la formazione. Fuori Villalba, fuori anche Merchan. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo stadio Arechi. La Salernitana affronta la Roma in casa. Insieme a Bertolacci. Villalba 1-2. Attenzione, è dato via. Mano adesso lo va a chiudere. Villalba rientra, salta anche il Florenzi, attenzione, è entrato in aria, Villalba, Villalba attaccato, calcio di rigore per la Salernitana, fallo di Manolas che era in ritardo su Héctor Villalba, che qui ha fatto un'azione davvero da fenomeno, è andato via con l'1-2 grazie a Bertolacci che sta giocando un'altra grande partita, poi Manolas lo prende, lo stende, e adesso c'è anche il cambio per la Roma ed in gioco al posto di Sanabria, al dischetto può andare il nostro Héctor Villalba per fare 1-0. Partietto, il contro Perin, c'è il gol di Villalba, 1-0 all'87esimo, passa la squadra di casa, non vince mai con 2 gol di scarto, ma l'importante è che vinca, soprattutto adesso dove abbiamo fatto molti acquisti e dove insomma non c'è così tanto affiatamento nella squadra, quindi possiamo solo che migliorare, ma adesso è importante fare punti anche perché ci siamo staccati a 9 punti dal Napoli, dobbiamo tenere il ritmo almeno per finire la stagione in Champions League non passando dai preliminari. Villalba ci porta in vantaggio 1-0. Adesso dobbiamo difendere questo risultato. Comunque buona prova da parte di tutta la squadra che ha meritato la vittoria. Questa è al momento la classifica con il Napoli che ha più 8 su Inter e Juve e ha più 9 sulla Salernitana che appunto è a una lunghezza di distanza da Inter e Juve. Siamo al quarto posto a questo momento. In questo momento andremo a fare Europa League e non c'è nulla di buono in questo. Adesso andiamo a giocare contro il Genoa, sperando che il Napoli e l'Inter e la Juve possano toppare. Noi dobbiamo vincere. Come avete visto, spesso stiamo usando questo 5-2-3 e ho scelto di utilizzarlo perché ci permette di usare anche i nostri giovani, per esempio a sinistra Nahr e a Champong potrebbero farlo e Januari potrebbe giocare anche difensore centrale come anche Chan. Adesso andiamo ad affrontare il Genoa allo stadio Marassi. Gakpé attaccato, lo porta sul destro, poi sul mancino, il cross dentro! C'è il gol di Castillo. Va sotto la Salernitana, il Genoa in vantaggio. Proviamo a passare a una formazione molto più offensiva. 4-2-4 con Avucinar che lascerà il posto. Lascerà il posto a Jamie Vardy. Quindi dentro Vardy, fuori Avucinar. Si passa a 4-2-4 con Lucas Hernandez spostato a sinistra. Gaudino. Si fa vedere Farias, al limite Farias, per portarsi il pallone sul destro, poi torna sul mancino, calcia! Con una deviazione! Diego Ernesto Farias riporta il risultato in parità. Può aprire il pallone per Villalba, splendida palla di Jamie Vardy. Villalba, uno sguardo al centro, non c'è nessuno, prova a mettere un cross per Ponce! La parata poi Ponce! C'è il gol di Ezequiel Ponce! 2-1, torna in vantaggio la Salernitana, grazie al gol di Ponce. Splendida palla di Villalba che qui era rientrato su Perotti e subito ha messo un cross d'interno piede, la parata di Ucani, ma la palla resta lì e ancora Ponce di testa, la deposita in rete. Ora il pallone corto giocato da Chan proprio per Villalba. Uno contro uno, Villalba va via, toccato, non c'è fallo perché rimane in piedi Villalba, torna poi sul destro, calcia! Splendido gol di Héctor Villalba che torna ancora a segnare. 3-1, stavolta ribaltata e chiusa la partita. Allo stadio Marassi vince la Salernitana sul campo difficile del Genoa. Gran partita davvero, gran partita meritata. Vediamo un po', il Napoli ha battuto 2-0 il Palermo, la Juventus vince 2-1, la Lazio batte 2-1 la Roma, l'Inter pareggia alla fine contro l'Empoli, quindi lo superiamo in classifica. Adesso siamo al terzo posto, se finisse così la Serie A saremmo in Champions League. Adesso è arrivato il momento della sfida in casa contro l'Empoli, all'Arechi, una sfida importante, ma ancora più importante sarà quella fra 3 giorni perché affrontiamo la Juventus allo Juventus Stadium, quindi non sarà facile. Dobbiamo arrivarci come minimo con un punto di distanza per cercare poi di tentare il sorpasso. Per questa sfida ha confermato il 4-2-4, visto che nell'ultimo match abbiamo fatto 3 gol in 45 minuti, abbiamo ripreso quella partita, quindi vediamo se magari abbiamo trovato l'assetto giusto per questa squadra. Adesso andiamo ad affrontare l'Empoli. Può avanzare.
Avanza D'Ambrosio dentro da Kučka. Pallone di ritorno per lui. Attenzione, D'Ambrosio può andare. Allunga la falcata. Attaccato da Mario Rui. Protegge con il fisico. Uno sguardo al centro. Il cross per Jamie Vardy. Jamie Vardy. Un gol bellissimo. Galoppata stratosferica di D'Ambrosio sulla destra. Poi uno sguardo al centro. Il cross per Jamie Vardy, che non può sbagliare. Uno come lui ci ha abituato a gol come questi. Ed è il sesto o settimo del suo campionato. Davvero un grandissimo inizio di stagione per Jamie Vardy, che è arrivato qui con qualche malumore, è stato accompagnato da qualche malumore da parte dei tifosi, come per dire cosa ci facciamo con Jamie Vardy. Lui ha dimostrato a suon di gol il suo valore e lo sta continuando a fare. Jamie Vardy, sesto gol in questa Serie A. 1-0 Salernitana al 40esimo. Solaudini all'indietro. Attenzione, Gabbionetta attacca l'avversario, riporta via questo pallone. Gabbionetta dentro per Ponce! Che gol di Ezequiel Ponce di prima con il mancino ad incrociare. Un gol bellissimo per una punta formidabile che quando è in forma si vede come, ragazzi, perché fa davvero la differenza. Che gol di Ezequiel Ponce, splendida palla anche di Gabbionetta. Cross dentro, Correa allontana, il pallone però è buono e c'è il gol. Che gol ha preso Javan De Roon, che fino adesso aveva fatto sempre ottime partite, mai un errore, mai una pecca. Eccola arrivata. Speriamo che non sia un infortunio, diciamo, che costi i punti, che sia soltanto una parentesi che può capitare. Qui ha sbagliato a dire la verità anche Correa in uscita, ha lasciato il pallone sui piedi proprio del numero 26 Forlin, che mi sta antipatico come giocatore, non potete immaginare quanto, e mi segna anche. Ed è finita qui, finisce 2-1, nonostante l'infortunio, diciamo l'errore grave di Okore, ma anche di De Roon. Alla fine riusciamo a vincere grazie ai gol di Vardy e di Ponce. Attenzione perché c'è Inter-Fiorentina, ma soprattutto Juventus-Napoli. Quindi una delle due sicuramente perderà punti. Il Napoli ha pareggiato con la Juventus. Quindi noi siamo al secondo posto, balziamo in testa, cioè balziamo sopra la Juventus che ha perso punti. E se non sbaglio anche l'Inter ha perso punti in quest'ultimo match. Vediamo un po', vediamo un po'. Napoli, sì. Inter-Fiorentina 1-1, Juventus-Napoli 2-2, quindi per noi veramente il top del top in questa giornata. Abbiamo battuto l'Empoli e loro hanno sbagliato tutte quante. Adesso andiamo ad affrontare la Juventus, una sfida non importante ma di più per il nostro campionato e per continuare a rimanere a distanza debita dal Napoli e soprattutto per staccarci dal terzo posto e andarci a prendere la Champions. Affrontiamo la Juventus allo Juventus Stadium e quindi abbiamo deciso per una formazione un po' più difensiva. Cercheremo di partire in contropiede con il nostro 5-2-3. Vediamo cosa succederà. Farias con la pianta, va via molto bene. Attenzione Farias, entra in aria. Farias, pallone dietro, Vardy! La palla resta lì! Non ci credo, poi di Alba! In testa ha preso Neto, non ci credo. Attenzione, Ponce, spalla alla porta. Ancora Ponce, occasionissima. Adesso dentro da Vardy. Vardy prova a girarsi con il tacco, Vardy! Neto! Ancora una volta su Vardy! E finisce qui, risultato piantato, bloccato sullo 0-0, ma secondo me noi meritavamo molto di più, meritavamo di più, peccato davvero, il Napoli vince ancora e torna a più 9 in classifica. Napoli che non si ferma davvero più, è a più 9, sta facendo una stagione straordinaria, 19 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Poi ci siamo noi con 14 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Siamo la squadra meno battuta, sia per quanto riguarda i gol subiti, sia per quanto riguarda le sconfitte. Però comunque siamo a 9 punti di distanza dal Napoli che è primo. Questa quindi, ragazzi, è la situazione per quanto riguarda la classifica, con cui lasciamo alla 24esima giornata. Mancano ancora 14 giornate alla fine, tutto è possibile. Nella prossima puntata vedremo tutte queste sfide di febbraio, tra cui anche quella con il Tottenham per l'Europa League e anche tutte quelle di marzo, chissà poi se arriveremo fino ad aprile. Comunque io vi saluto, un abbraccio da Zlatan, qui è tutto.